Io ho 33 anni e devo dire che da adolescente qual ero prima, da giovane uomo, bla bla bla, ho sempre visto della retorica dietro la memoria e mi ha sempre un po' stuccato. Invece adesso sto diventando evidentemente vecchio, immagino che la memoria sia... No, immagino, sento che la memoria è importante. Nel 1993 la mafia era in mano ai corleonesi. I corleonesi controllavano le strade, maneggiavano esplosivi, armi e un esercito di 28.000 uomini pronti a sparare. Saverio Barone è un uomo profondamente ambizioso. È un uomo che ha bisogno di una rivalsa, ha bisogno di un riconoscimento collettivo, che non vuol dire essere famoso, no. Vuol dire semplicemente essere rispettato. Volevo guardarlo negli occhi. Lo faccio ogni volta quando chiedo a un magistrato di entrare nel pool antimafia. Anche se ricordiamo, questa è una storia totalmente inventata, i fatti di cronaca sono veri, ma io non faccio Alfonso Sabella, non è un'operazione filologica. È un'operazione in cui la drammaturgia ha messo piano e ha inventato una storia di sana pianta proprio. Sono storie che bisogna sempre raccontare e portare al pubblico, farle conoscere. In fondo la storia della mafia cammina in parallelo con la storia della nostra vita politica, del nostro paese. Ancora oggi siamo la mafia, l'andrangheta, la camorra. Sono una realtà per nulla sconfitta e domata, anzi sembra che siano sempre in continua evoluzione. Quindi raccontare queste storie continua a essere fondamentale. Nel 1993 lo Stato era in guerra. La prima scena è stata proprio la chiamata nell'antimafia, paradossalmente, sul lungomare, primo ciak, e chiaramente avevo il terrore perché ho fatto 6 provini, abbiamo fatto le prove, però sai quando fai proprio il primissimo ciak c'è sempre quel brividino un po', no? Che paradossalmente pure lì la vita è esattamente il brividino che doveva avere Saverio Barone quando è arrivato Caselli a dirgli entra nell'antimafia, perché ti cambia la vita, no?